Il presidente della Siria Bashar al-Assad ha risposto al grande maresciallo Kim Jong-un esprimendo i miei ringraziamenti a te e al tuo paese per le congratulazioni manifestate in occasione del 47° anniversario del glorioso movimento della Repubblica Araba Siriana. Vi auguro di cuore la buona salute, la felicità e ancora maggiori progressi e prosperità per il popolo. Ribadisco la nostra volontà di consolidare i legami di amicizia e cooperazione tra i nostri due paesi in linea con gli interessi e il benessere dei loro popoli amici. Detto questo, passiamo al tema del video. Tempo fa Amnesty International lanciò un sondaggio che avrebbe visto qual era la persona che per il mondo rappresentava maggiormente l'incarnazione dell'eroe dei diritti umani. Tuttavia, dopo i risultati ottenuti, la pagina è stata cancellata. Chi è risultato in testa? Perché la pagina è stata cancellata? Tra i paladini dei diritti umani nominati troviamo Madre Teresa, personaggio piuttosto ambiguo e poco amato degli indiani. Lafayette Ronald Hubbard, scrittore statunitense e fondatore della setta religiosa, della quale fanno parte personaggi del calibro di Tom Cruise, John Travolta, Nicole Kidman e Penelope Cruz, famosa anche per le critiche ricevute anche da ex membri. Malcolm X, famoso attivista afroamericano pacifista, autore della frase: se non state attenti, i media vi faranno odiare le persone che vengono oppresse e amare quelle che opprimono. Il premio Nobel per la pace Tenzin Gyatso, attuale Dalai Lama, famoso per la dichiarazione non proprio pacifica: l'America deve guidare l'intero mondo libero, gli sforzi USA per portare la democrazia ed eliminare le dittature con le invasioni di Iraq e Afghanistan, sono buoni. Julian Assange, direttore australiano di Wikileaks e rifugiato politico in Ecuador. Ernesto Che Guevara, rivoluzionario argentino famoso per la vittoriosa rivoluzione cubana. Rosa Parks, attivista afroamericana, figura simbolo del movimento per i diritti civili vicina a Martin Luther King, fu la donna arrestata per aver occupato il primo posto dietro alla fila riservata ai soli bianchi, nel settore dei posti comuni. Harvey Milk, militante ebreo del movimento di liberazione omosessuale negli Stati Uniti. Chelsea Manning, militare e attivista statunitense, accusata di aver trafugato decine di migliaia di documenti riservati mentre svolgeva il suo incarico di analista di intelligence durante le operazioni militari in Iraq e di averli consegnati all'organizzazione WikiLeaks. Batterista britannico membro del gruppo inglese Keane e attivista di Amnesty International. Amy Goodman, giornalista ebrea figlia di un ebreo ortodosso, sotto copertura in Nigeria e Timor Est, fondatrice di Democracy Now! Il premio Nobel per la pace e primo presidente nero della Repubblica Sudafricana Nelson Mandela. Muhammad Seddiq Kabutwand, fondatore dell'Organizzazione per i diritti umani del Kurdistan. Pip Seeger, attivista, cantautore e compositore comunista statunitense di musica folk. John Lennon, attivista e cantante dei Beatles. Hillary Clinton, stragista, genocida, ex segretaria di Stato USA. Leonard Peltier, attivista statunitense per i diritti dei nativi americani, arrestato con un processo farsa per l'omicidio di due agenti dell'FBI. Elison Dundis Renton, scrittrice e professoressa universitaria del South Carolina. Rael, fondatore della religione ufologica conosciuta come Movimento Raeliano. Noam Chomsky, ebreo antisionista, linguista, filosofo, storico, teorico della comunicazione e attivista. Suor Emmanuel Maillard, molto simile a Madre Teresa di Calcutta. Joan Baez, cantautrice e attivista statunitense. Nasrin Sotoudeh, avvocatessa arrestata in Iran nel 2010 con l'accusa di diffondere propaganda e cospirazione per danneggiare la sicurezza dello Stato. Nostra Madre. Desmond Tutu, vescovo del Lesotho, vescovo di Johannesburg e arcivescovo di Città del Capo. Cesar Chavez, sindacalista e attivista statunitense di origini messicane, celebre per le sue lotte in favore dei braccianti agricoli di origine ispanica. Gesù Cristo. Eleanor Roosevelt, moglie di Franklin Delano Roosevelt, artefice dell'entrata in guerra nella Seconda Guerra Mondiale. Troy Davis, cittadino statunitense condannato alla pena capitale nel 1991 e messo a morte il 21 settembre 2011 per l'omicidio di un agente di polizia, del quale si proclamò sempre innocente. Bono Vox, cantante degli U2, proprietario negli USA di due società produttrici di videogiochi di guerra, uno di questi, Mercenaries 2 Inferno di Fuoco, aveva come scenario una missione particolare: andare in Venezuela per conto di alcune società, creare un colpo di Stato per togliere di mezzo il presidente venezuelano e ottenere il petrolio del paese. Ogni riferimento a Hugo Chavez è puramente casuale.
Aung San Suu Kyi, prima paladina dei diritti umani e premio Nobel per la pace amica degli Stati Uniti, ora sanguinaria assassina di Rohingya condannata, molto ipocritamente, anche dagli USA. Martin Luther King, famoso attivista per i diritti degli afroamericani. Ron Paul, esponente della corrente libertariana e non interventista del Partito Repubblicano, fautore dell'idea del ripristino del sistema aureo e dell'abolizione della Federal Reserve, favorevole all'uscita degli Stati Uniti da tutte le organizzazioni sovranazionali, quali ONU e NATO, vorrebbe il ritiro di tutte le truppe statunitensi presenti in Medio Oriente, in Europa e nel resto del mondo, ha proposto la fine della politica statunitense di embargo contro Cuba, poiché seguace del pensiero di Thomas Jefferson, commercio con tutte le nazioni, alleanza con nessuna. Nabeel Rashab, difensore dei diritti umani bahrainita. Michael Jackson, famoso cantautore e ballerino statunitense. Ciò che ha portato alla censura della pagina è stato l'eroe vincitore, superando di oltre 1000 punti Michael Jackson. Un personaggio che, soprattutto nel 2011, non poteva assolutamente essere raffigurato come un paladino dei diritti umani.